fronte all'emergenza gravissima e ai tagli che il governo ha operato agli enti locali, noi della città metropolitana siamo riusciti, attraverso un uso attento della polizia provinciale, a svolgere un ruolo deterrente, soprattutto nell'interrompere la filiera che vede lo sversamento dei rifiuti speciali all'origine del rischio permanente di incendi. Quindi in realtà la polizia provinciale sta svolgendo un ruolo attivo anche in assenza della polizia forestale. Questa è stata una vera iattura. L'eliminazione della polizia forestale ci ha prodotto un enorme impegno lavorativo e stiamo cercando di sostituirla nonostante le poche risorse e i pochi uomini a disposizione. Abbiamo letto e pubblicheremo i dati che sono stati forniti sulla Terra dei Fuochi. Anche in questo settore particolare la polizia provinciale sta svolgendo un ruolo molto attivo. Ruolo attivo e ruolo primario. L'ho spiegato nella prima domanda che lei mi ha fatto, chiudendo, andando a verificare, controllando tutte le aziende che non hanno in regola lo sversamento dei rifiuti, stiamo cercando di eliminare il vero fulcro da dove questi possono dipendere. Quindi la Polizia Provinciale o la Città Metropolitana si presenta ancora una volta come una forza necessaria per questo territorio? Forza necessaria e insostituibile, composta da uomini, ufficiali, dirigenti che conoscono bene il loro lavoro e che mettono a disposizione della cittadinanza la loro e la propria esperienza.